signora, prime ore di sole. Prime ore di sole, con grande piacere, perché maggio è stato sempre brutto. Ho letto che erano 62 anni che non c'era il tempo brutto così, io non ero neanche nata tra l'altro, e quindi quando si ha un'oretta dal lavoro scappiamo. Noi abitiamo qui in questa città e siamo piacevolmente colpiti dal sole. Qui per me me lo trovo il meglio di meglio proprio, accoglienza di tutto, per tutto, perché... È la prima giornata di mare che fa? No, è dal 2. Quel Lido si sta preparando, ovviamente ci sono anche le prime impressioni su questa preparazione. Secondo lei cosa si potrebbe migliorare? I cestini a fine corsia, in modo che i bambini, non è soltanto per evitare che la plastica o le robe vadano in acqua, è anche perché diventa un fatto educativo per i bambini. Ci sono tanti ragazzi che cercano lavoro. Allora, siccome in giugno ci sono molti disabili, se ci fossero degli accompagnatori in acqua, 10 euro all'ora, un ragazzo sta qui con me un'ora e 10 euro. E sa quanto? Alla sera porta a casa 100 euro almeno, no? La stagione estiva è ormai arrivata. L'aumento delle temperature e l'arrivo delle belle giornate hanno stimolato molti cittadini a godersi le prime ore di sole nei vari stabilimenti balneari della città, pronti ad offrire i primi servizi ai bagnanti. Boom di prenotazioni nelle spiagge previste per quest'anno, secondo i titolari in vista della nuova stagione. Secondo un'indagine condotta dal GFC, Società di Consulenza Turistica Territoriale, gli operatori turistici avrebbero già aumentato i prezzi in vista delle prossime vacanze. Gli alberghi delle località del centro-nord hanno apportato un aumento dei listini pari al più 2,2%, mentre i servizi di spiaggia subiranno un aumento complessivo che si attesta al più 2,1%, mentre i costi di viaggio rispetto allo scorso anno cresceranno del 3,3%. Meta gettonata per gli italiani saranno le località di mare, stima in crescita rispetto agli anni scorsi. A Fano le spiagge sono pronte, dopo il maltempo che si è riversato in città, ad accogliere i primi clienti, gli assistenti e i bagnanti, ottimisti per l'inizio della stagione. Adesso che è arrivato il bel tempo aspettiamo la gente, soprattutto fanesi e anche da fuori ovviamente, confidando appunto che insomma sia sempre meglio e niente, dai, aspettiamo insomma tutti voi. Però sono già presenti i primi clienti. Sì, ovviamente noi qua abbiamo molti clienti stagionali, quindi soprattutto fanesi, e però ovviamente abbiamo bisogno anche di gente da fuori ovviamente che ci viene a trovare. Ormai da un po' di anni che qua abbiamo perso il 20% di turisti dell'Umbria, perché con la superstrada nuova Civitanova Marche, che collega con l'Umbria, appunto loro in tre quarti d'ora vengono laggiù. Giustamente, posti due ore di venire a Fano, perché le strade qua sono un macello, posti due ore vanno giù là. Qui abbiamo 20% in meno, Fano sta proprio ogni anno sempre più in basso, da quando fanno la Fano Grosseto per bene. Sperate che arriveranno turisti durante la stagione? Noi speriamo sì che arrivano, ma Fossombrone, noi questi qui, poi c'è turisti esteri, quelli come sempre un po' di francesi, un po' di tedeschi, però comunque i nostri turisti che davano tanto, ci davano, e quelli li stiamo perdendo.